Ehi, sto dicendo proprio a te. Se stai ascoltando questo episodio gratuitamente è grazie ai nostri abbonati che ci permettono di creare nuovi episodi. Questo è un progetto indipendente. L'unico modo per sostenerci è abbonandoti a questo podcast. Trovi tutte le informazioni nella descrizione di questo episodio oppure su pergiamoonline.it/podcast. Buon ascolto. Per Jam dalla A alla Z, il primo podcast italiano totalmente dedicato al gruppo di Seattle. Io sono Luca Villa e in questo podcast analizzo in ordine alfabetico tutte le canzoni che Per Jam hanno scritto e inciso nella loro carriera dal 1990 fino a oggi. Testo e voce di Luca Villa, musiche di Alessandro Masau. Benvenuti nell'episodio bonus del podcast Per Jam dalla A alla Z, interamente dedicato a Giveaway dei Per Jam. Se vuoi scoprire la storia dietro ogni canzone dei Per Jam, visitare sezioni di pergiamoonline.it con materiale raro e inedito del gruppo ed entrare a far parte di un gruppo esclusivo su WhatsApp, abbonati al nostro podcast. Trovi tutte le informazioni per farlo sul nostro sito o nella descrizione di questo episodio. E io, let's go! Partiamo! Dal 2017 in poi, i Per Jam ci hanno preso davvero gusto a partecipare al Record Store Day, la giornata nella quale si celebrano i negozi di musica indipendenti di tutto il mondo. Proprio in quell'anno, complice l'uscita della versione deluxe della colonna sonora di Singles, pubblicarono il singolo State of Love and Trust, accompagnato dalla B-side Breath. L'anno dopo arrivò la ristampa in vinile del singolo The Immortality. Poi, nel 2019, quando i Per Jam furono gli ambasciatori del Record Store Day, non si limitarono ad una bella ristampa in vinile del Live at Easy Street, ma pubblicarono anche per la prima volta in vinile lo storico MTV Unplugged del 1992, mentre due anni dopo ristamparono in vinile e musicassetta il promo di Alive. Pure l'anno scorso hanno partecipato al Record Store Day con una bella ristampa in vinile, insomma, le ristampe dei vinili vanno forte per il Record Store Day, capito, no? Di Live on Two Legs, il mitico disco dal vivo edito nel 1998 con diverse canzoni tratte dal tour americano dei Pearl Jam di quell'anno. Il primo suonato con Matt Cameron alla batteria. Sabato 22 aprile 2023 i Pearl Jam hanno invece pubblicato qualcosa di ancora più speciale. Ma torniamo per un momento indietro nel tempo e fermiamo le lancette al 1998, quando, i primi giorni di ottobre, andai alla mostra del disco di Modena, trovando un bootleg non ufficiale del gruppo, Hard Tassel, che conteneva la performance integrale in doppio CD di un concerto che il gruppo aveva suonato solo qualche mese prima, a Melbourne, il 5 marzo 1998, trasmesso dalla radio australiana Triple J. Lo pagai ben 80.000 lire, follia pura, e pensare che era pure un qualcosa di non ufficiale. Ma tornai a casa con la convinzione di avere tra le mani qualcosa di speciale. E qualcosa di speciale lo era per davvero, perché quel concerto, fonte soundboard, mica cazzi, suonava benissimo. Nell'ottobre 98 i Pearl Jam non avevano ancora pubblicato né Live on Two Legs, che comunque sarebbe uscito il mese dopo, né le centinaia di bootleg ufficiali editi a partire dal 2000 in avanti. Come live ufficialmente all'epoca il gruppo aveva solo pubblicato i 3 CD del singolo Dissident, che raccoglievano parte del memorabile concerto d'Atlanta del 94, e qualche canzone dal vivo disseminata nei vari singoli pubblicati. Per tutto il resto ci si doveva rivolgere a bootleg, ovviamente non soundboard,
e quindi con una pessima qualità. Capirete quindi quanto quel bootleg, Hard Hazel, sì non ufficiale, ma soundboard, rappresentasse per l'epoca qualcosa di fantastico, quantomeno per me. Fossi stato un americano, quell'estate mi sarei recato da Best Buy, il più grande rivenditore al dettaglio di elettronica negli Stati Uniti, per acquistare la videocassetta di Single Video Theory, con la speranza di ricevere in omaggio un CD, Give Way, che conteneva proprio parte di quel bootleg che io acquistai a Modena e che in parecchi giornali dell'epoca sbandieravano come l'omaggio che avrebbero ricevuto i primi che si sarebbero recati da Best Buy a comprare proprio quella VHS. Ma quando gli americani andarono da Best Buy per comprare proprio quella VHS con in omaggio il CD Giveaway, si trovarono una brutta sorpresa. Quel CD omaggio non c'era e pareva che nessuno ne sapesse nulla. Tempo dopo si sarebbe scoperto che di quei 50.000 CD stampati, 50.000, giusto il giorno prima della loro distribuzione, la Sony, etichetta del gruppo di allora, ne richiese il ritiro, conseguente distruzione a causa di un probabile mancato accordo tra l'etichetta discografica, il gruppo e Best Buy. All'epoca circolava addirittura la voce che Best Buy sarebbe stato minacciato di una multa di $10.000 per ogni CD non restituito. Nonostante quella multa, nel corso degli anni sono comunque emerse alcune copie di quel CD. Si parla di un totale di circa 200 unità a livello mondiale. Dopo anni di racconti, copie carbonare di quel CD e tanto altro, i Pearl Jam hanno ora deciso di distribuire, in concomitanza proprio con il Record Store Day 2023, Giveaway, sia in CD sia in un elegante doppio vinile, con un nuovo artwork e un suono parecchio migliorato rispetto al CD originale che qualcuno, compreso me, negli anni era comunque riuscito ad ascoltare. Visto le copie stampate, 4.000 per il CD, più di 15.000 per il vinile, i molti fan sono riusciti fortunatamente a trovarlo presso il loro negozio di dischi di fiducia. Chi non c'è riuscito, il 24 aprile, altra sorpresa, l'ha trovato disponibile in tutte le piattaforme streaming, da Spotify ad Amazon Music. Quindi, dopo 25 anni, come gli anni passati dalla pubblicazione di Yield, anniversario super celebrato dalla band proprio quest'anno grazie anche a questa pubblicazione, siamo finalmente tutti contenti. E addirittura è stata pubblicata una clear vinyl per i veri fan hardcore iscritti al Ten Club. Ma come suona nel 2023 Giveaway? Suona divinamente. Il nuovo mix gioca a favore della dinamica del suono, ora molto più pulito che in quello originale, e ci riporta ai tempi nei quali alla batteria, nei Pearl Jam, c'era ancora il grande, grandissimo Jack Irons, il primo batterista dei Chili Peppers, ma anche la persona senza la quale le strade di Gossard, Ament e Vedder probabilmente non si sarebbero mai incrociate. A riascoltare ora quel concerto si sente molto bene quanto la band fosse in forma, ma davvero in forma, in quel periodo. Basta ascoltare la potentissima Brain of Jay, pubblicata tanto tempo fa come B-side del singolo di Wishlist, la strabiliante versione di In My Tree o quella di Given to Fly, per rendersene conto. Ma ci sono tanti altri incredibili momenti in questo Giveaway che sono sicuro che tanti fan dei Pearl Jam ameranno, compresa la sensazione che se Eddie avesse continuato a cantare in quel modo, così di gola, si sarebbe distrutto completamente le corde vocali. E infatti, dal 2000 in avanti, Eddie cambierà un po' il suo modo di cantare. C'è ad esempio una sensazionale versione di I Got Shit, una Hail Hail suonata proprio come su disco, una corduroy che lascia davvero senza parole, così come la finale Immortality, che chiude nel migliore dei modi questo CD, con una jam finale dove Irons fa davvero miracoli. Non lo nascondo, anche dopo tutti questi anni Irons continua a rimanere il mio batterista preferito dei Pearl Jam. In altri momenti di Giveaway
come nei pezzi tratti da Ten, pare che l'affiatamento tra Jack e il gruppo non sia il top, ma per il resto, ripeto, tutto suona divinamente, compreso una State of Love and Trust suonata più lenta che nella versione su disco, alla quale però Eddie aggiunge sul finale qualche verso inedito. Così come nel giveaway originale mancano alcune canzoni, più precisamente una Daughter con in coda Pables dei Shudder to Think, il gruppo post-core della Discord che si esibiva come supporter del gruppo proprio in quel tour. Un breve ma intenso snippet di Crazy Mary che si lega perfettamente a Small Town, una versione molto stripped down, quindi molto simile a quella presente in No Code di Off He Goes, poi ancora infuocate versioni di Go, Reve Mirror e Porch, e interessanti versioni di Wishlist, dove Eddie cita addirittura Nustrat Fatali Khan, e di Indifferent. E c'è un modo per poter ascoltare anche queste canzoni mancanti, ma per scoprirlo devi essere un nostro abbonato. Sono comunque tante le curiosità che rimangono anche nel giveaway del 2023, come gli accordi di Beds Are Burning dei Midnight Oil, la rock band australiana degli anni 70, suonati tra I Got Shit, Corduroy, l'omaggio durante In My Tree al cantante degli In Excess che si era tolto la vita qualche mese prima, oppure la dedica alla radio australiana Triple J poco prima di Spin the Black Circle. Se dopo aver sentito questo giveaway vi venisse poi voglia di ascoltare un altro concerto dei Pearl Jam con Iros alla batteria, sappiate che il volume 7 della serie Vault, quello tutto dedicato al concerto che il gruppo suonò l'11 luglio 95 al Soldier Field Stadium di Chicago, copre proprio l'altro concerto edito come bootleg ufficiale dei Pearl Jam con Irons alla batteria. Poi certo, ora con le centinaia di bootleg dei Pearl Jam pubblicati anche su Spotify e Company, un disco come Giveaway oggi potrebbe sembrare superfluo, ma credetemi che non è affatto così. E seppure il concerto non sia completo, ascoltandolo vi accorgerete della pura bellezza che esce fuori in ogni minuto di questa storica quanto memorabile registrazione. Per finire, due piccole curiosità. Il concerto contenuto in questo giveaway è uno degli ultimi suonati da Irons con i Pearl Jam. Il 20 marzo di quell'anno suonerà il suo ultimo concerto di sempre con il gruppo e lascerà da lì a qualche giorno. Se guardate invece all'interno del nuovo artwork di Giveaway, noterete che non è riportato chiaramente da nessuna parte che le canzoni sono tratte dal concerto del 5 marzo 98 a Melbourne. Inoltre, i crediti delle canzoni paiono quasi tutti sbagliati. Per dire, viene riportato che il testo di Black è scritto da Vedder e da Gossard. Mentre, sempre all'interno dell'artwork, è riprodotta la copertina del singolo Soldier of Love, Last Kiss, inviato nel 98 agli iscritti del Ten Club, ma contenente due canzoni non suonate durante il concerto. Giveaway è la scritta che trovate nei cartelli stradali australiani al posto di Yield.